Assumiamo una posizione comoda con i piedi poggiati a terra, le mani poggiate sulle gambe, la schiena ben appoggiata alla sedia, allo schienale. Spegniamo i cellulari e qualsiasi elemento di disturbo. La meditazione che vi propongo oggi è dedicata ad un risveglio della consapevolezza e al mantenimento di questo risveglio soprattutto. Quindi un tentativo di sganciamento, un principio di sganciamento dai condizionamenti tutti, una volontà di distaccarci dai condizionamenti, una volontà di renderci liberi dai condizionamenti usandoli solamente per i nostri scopi personali. Ciò significa non essere più un bacino d'utenza per chi crede di poter manipolare. Sappiamo tutti che in questo periodo, in quest'epoca, la manipolazione è su tutti i livelli di grande moda. Siamo di fronte a tentativi di manipolazione riuscitissimi, attraverso i media, attraverso i rapporti interpersonali, attraverso il ricatto morale e religioso, attraverso il ricatto benissimo riuscito della politica. Ora, quello che vi propongo oggi è un alzare la testa, un assumere un atteggiamento determinato, con determinazione, di rifiuto, di non essere più disponibili. Basta. Da questo momento in poi io decido di appartenere a me stesso, di essere disponibile verso gli altri, ma non esposto alle rapine. Quindi assumiamo una posizione comoda, socchiudiamo gli occhi e iniziamo un rilassamento dai piedi, le gambe, il torace, l'addome. Rilassiamo bene la schiena, abbandoniamo le braccia, rilassiamo il collo, le spalle e la testa. Lasciamo andare tutte le emozioni. Facciamo un respiro profondo per sbloccare il diaframma. E soffiamo fuori l'aria. Ora portiamo l'attenzione al centro del cuore. Prendiamo coscienza di quanto amiamo noi stessi, senza sensi di colpa. Amarsi è un dovere, non un diritto. E se non amiamo noi stessi, non possiamo neanche accettare gli altri o il mondo che ci circonda. Apriamo il cuore verso l'universo. E portiamo l'attenzione al centro fra le sopracciglia, nella parte interna della fronte. Ripetiamo mentalmente: il mio corpo è rilassato, le mie emozioni sono rilassate, i miei pensieri sono rilassati, la mente è calma. Il respiro è regolare. Sono consapevole che questo corpo fisico è un veicolo di esperienze. Anche questo corpo emotivo lo è. Anche questo corpo mentale lo è. Ed io sono un centro di pura consapevolezza. Per questo decido ora, in questo momento, io e dite il vostro nome dentro di voi, mi permetto di rigettare qualsiasi forma di condizionamento o di plagio
qualsiasi tentativo di condizionamento, mantenendo vigile il mio nucleo di coscienza, la mia presenza qui ed ora, nel qui ed ora sempre. Non abbiamo passato perché non esiste più, non abbiamo futuro perché non esiste ancora. Abbiamo l'attimo presente di coscienza in cui io sono consapevole di ciò che faccio, di ciò che sono, di ciò che penso e di dove mi sto dirigendo. Mi sto dirigendo verso un livello di coscienza più espanso, più evoluto, più ampio, con infinite possibilità. Non ho limiti, se non quelli che decido io, attimo per attimo. Mi prendo la responsabilità di essere me stesso cosciente, in piena coscienza, perché mi amo. Porterò questo nucleo di coscienza, contagiando gli altri. Ripetiamo mentalmente, io sono un centro di pura consapevolezza. Io sono un centro di pura consapevolezza. Io sono un centro di pura consapevolezza. Sbarro le porte ad ogni tentativo dall'esterno di manipolare o di entrare nella mia sfera personale, di intaccare la mia evoluzione. Da questo momento evolverò velocemente, molto più agile e leggero, senza pesantezze, senza zavorra. Mi unisco con amore ai centri di consapevolezza volontaria di tutto questo universo. Partecipo con gioia al loro lavoro di evoluzione, al nostro lavoro di evoluzione. In particolare, unirò i miei sforzi a tutti coloro che su questo pianeta, in ogni ora del giorno e della notte, percorrono la stessa strada che ho scelto di percorrere io. Sarò di sostegno e chiederò sostegno in una rete invisibile ma serrata, potente. E con amore lascio andare ogni tentativo patetico, infantile, di condizionamento, di qualunque genere esso sia. Lo benedico e lo lascio andare, senza rancore, senza rimpianti. Spicco il volo come una farfalla. Così è. Lentamente riprendiamo la consapevolezza del corpo, i piccoli movimenti delle gambe, delle braccia. Torniamo nel corpo. Quando ce la sentiamo, possiamo aprire gli occhi. E quando vogliamo, possiamo tornare a ripetere questa meditazione, considerando che più spesso la facciamo e più veloce sarà il lavoro. E vi ringrazio per aver partecipato.